l'autorità ecclesiastica di non santificarlo, perché c'è il procedimento, come voi sapete, per la beatificazione di Pio IX. E naturalmente questa affermazione detta da un laico qual è Montanelli potrebbe sembrare una tesi data da un cervello che è al di fuori della logica della fede cattolica. Adesso io voglio parlare a favore della tesi di Pio IX, perché Pio IX aveva ragione l'enciclica era il Non Expedit, non è lecito ai cattolici partecipare al potere politico. Che significa questo? Andiamo un momento in profondità, perché siccome questo intervento di Montanelli ha avuto come altro soggetto per il dialogo Andreotti, l'onorevole Andreotti, allora vediamo un momento qual è il punto centrale della situazione. Quando Pio IX parlò così, perché lo fece? Perché con l'avvento dello Stato Costituzionale noi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto che si è sostituita alla legge morale la legge costituzionale, perché, chiariamolo subito, l'unica norma che oggi è al di sopra del diritto positivo non è più la legge morale, è la legge costituzionale. Nelle nostre università non si insegna più la differenza tra legge giusta e legge ingiusta, ma solo fra legge costituzionale e legge non costituzionale. Sapete che cosa significa questo? Significa che siccome chi fa la norma costituzionale è lo stesso potere politico, sia pure con un procedimento diverso da quello che viene usato per fare la legge scritta, l'ordinamento legislativo, quindi l'ordinamento costituzionale è al di sopra, vero? Che cosa è avvenuto? Che come è avvenuto lo Stato Costituzionale si è creato un arbitrio politico per fare quello che si vuole, cioè noi abbiamo visto questo, che al tempo di Pio IX esisteva la società organica. La società organica era la società intesa come concetto con contenuto umano, la società era i soci e i soci erano guidati dai vertici, all'epoca per lo più i vertici avevano l'espressione monarchica, le monarchie cattoliche della vecchia Europa erano i vertici di queste società fatte di uomini. Che cosa è avvenuto con lo Stato Costituzionale? Con lo Stato Costituzionale la società non è stata più un concetto con contenuto umano, ma senza contenuto umano, è diventato un fantasma giuridico. Il fantasma giuridico è lo Stato Costituzionale e lo Stato Socialista, sono le due facce della personificazione dello strumento. Ora, quando io ho uno strumento, io di uno strumento me ne servo, è ridicolo dire che io servo lo strumento. Ecco perché con l'avvento dello Stato Costituzionale alla regola del servire si è sostituita la regola del servirsi. E la prova che noi oggi stiamo vivendo tempi di decadenza profetizzati da Pio IX è Tangentopoli. Tangentopoli ci ha dato la prova concreta che noi stiamo vivendo tempi di decadenza, perché un fenomeno così clamoroso, così scandaloso di malcostume politico ci ha dato la prova che al potere sono andati i peggiori sono andati a comandare, perché è valsa la regola del servirsi, non del servire, perché io di uno strumento me ne servo, e questo era stato capito dai vertici della massoneria francese. Dopo la rivoluzione francese c'è un documento che io ho avuto occasione di leggere, ma che adesso non ricordo bene gli estremi, ma sostanzialmente il principio era questo. Disse la rivoluzione francese, questo documento della massoneria francese, quando cambia la caratteristica dello strumento, cambia la caratteristica dello scopo. Questa è una regola molto importante, perché è cambiato lo strumento con l'avvento della rivoluzione francese, è cambiato non solo lo strumento del vertice, perché si è sostituito al principio della tradizione etico-religiosa del Sacro Romano Impero, di cui le monarchie cattoliche erano gli ultimi epigoni, si è sostituito l'arbitrio della norma costituzionale, per cui
diventa lecito tutto ciò che vuole il potere politico. Questo concetto è un concetto del razionalismo fondamentalmente ateo. E allora vediamo quali sono state le vicende che ci hanno portato al giorno d'oggi. La vicenda fondamentale che noi abbiamo evidenziato è che quando è arrivato lo Stato costituzionale, la sovranità politica ha perso la sovranità monetaria, che è stata attribuita alla Banca Centrale. Che cosa è stata la Banca Centrale? La Banca Centrale è l'inizio di un tempo di decadenza, perché attraverso il controllo della sovranità monetaria la banca si è impadronita anche della sovranità politica. Vediamo che differenza c'è tra società organica e soggettività strumentale. La differenza è questa, che nella società organica vale la regola del servire e la individuazione dei vertici, cioè di quelli che comandano, è fatto lentamente nella storia con esperienza consolidata. Perché per giudicare bisogna conoscere e per conoscere bisogna avere il tempo di conoscere le persone che meritano di comandare. Ora, questo non significa che tutti i vertici delle società organiche, cioè delle monarchie cattoliche della vecchia Europa, erano totalmente immuni da peccati o da difetti. Questo certamente no. Però non siamo arrivati mai allo scandalo di Tangentopoli. A questo punto io ricordo il discorso fatto da Craxi al Parlamento. È stato un discorso importantissimo, quando lui ha detto: quello che ho fatto io lo fanno tutti i segretari politici. Però perché Craxi è stato messo sotto accusa? Perché con la Banca Centrale chi comanda in un partito non è il segretario politico, ma chi lo paga. Quindi chi paga il segretario politico, quando è che gli consente di muoversi? Solamente quando il politico agisce nell'interesse del padrone, che è il banchiere, non è più il popolo. E allora che cosa abbiamo? Che chi ha più voti è chi ha più soldi per avere più voti, perché vedete, in politica tutto ciò che non è manifestato non esiste. Perché noi abbiamo visto per esempio Berlusconi prendere il potere? Perché aveva il mezzo di trasmissione della televisione. Io non voglio entrare nella critica, per carità, perché non mi voglio perdere nel pettegolezzo della politica, però è un dato di fatto che prima Berlusconi era un illustre ignoto, attraverso la televisione lui si è fatto conoscere e quindi anche giudicare, e anche dobbiamo dire che poteva avere e ha avuto certamente gli elementi positivi, non è che è tutto negativo nei bordi, però rimane un fatto che il giudizio e quindi la designazione di chi deve comandare dipende dalla disponibilità dei mezzi per farsi conoscere, perché se uno non si fa conoscere non può andare al potere. Questo è pacifico con qualunque regime politico. E naturalmente di fronte a questa premessa vediamo che cosa è successo con lo Stato di diritto. Con lo Stato di diritto, parliamoci chiaro, sono andato a comandare i peggiori, perché vale la regola del servire, sì, non quella del servire, perché io di uno strumento me ne servo, io di una penna me ne servo, è ridicolo dire che io servo la penna. Quando abbiamo ridotto il concetto di società a fantasma giuridico, qual è lo Stato costituzionale attuale? Qual è stato il risultato? Il servire sì, non il servire, perché senza contenuto umano uno strumento è come una penna, io me ne servo e non servo. Veramente questo significa l'etica economicistica, è giusto quello che conviene, non conviene essere giusti. E allora Tangentopoli si spiega, perché se conviene rubare è giusto rubare, la regola è conseguente. Naturalmente che cosa è avvenuto? E qui tengo a precisare, perché dobbiamo riconoscere che quando il politico agisce nell'interesse del paese e non nell'interesse del banchiere, viene stroncato per due motivi. Prima di tutto perché, avendo perso il potere politico, la sovranità monetaria che è diventata della Banca Centrale, che è una società privata, una società per azioni con scopo di lucro, e gli azionisti della Banca d'Italia sono anche stranieri, quando abbiamo capito che quindi la Banca d'Italia è un ente
che è privato, va bene, questi privati che fanno? Pagano quelli che vogliono perché stampano e hanno a disposizione tutto il denaro che vogliono a costo tipografico. E allora quando il politico ha bisogno di soldi per fare politica, perché la politica costa, siccome non ha la sovranità monetaria, deve attingere da bilanci diversi da quelli politici, che sono i fondi neri. Quindi quando Craxi ha detto tutti fanno quello che ho fatto io, tutti hanno usato e tutti usano e continuano ad usare fondi neri, ecco perché noi non possiamo...